progetto nasce 2 anni fa e prevede la riqualificazione di questo magazzino del sale, che è stato costruito alla fine del 1600. Era un deposito abbandonato del sale, dove si capiva un po' l'abbandono di questa architettura archeologica industriale che aveva comunque il suo fascino, nonché abbandonato. Abbiamo cercato di trasmettere trasparenza in questo progetto, demolendo tutte le tramezzature, le superfetazioni e mettendo a crudo la purezza e l'autenticità di questo edificio, ovvero tutte le murature a vista, tutte le architravie, tutte le pavimentazioni esistenti che sono state recuperate. Poi abbiamo concettualmente concepito questo progetto come un grande cortile coperto, chiuso, dove una cucina a vista diventava protagonista per la funzionalizzazione di tutte le altre stanze, dove c'è una sala dei soci con un teatro dove siamo qui adesso, un bar tradizionale dove si gioca a carte, si beve una bottiglia di vino e quant'altro, il luogo centrale che è l'Osteria del Mare con l'officina appunto del sale che la caratterizza, e poi abbiamo la libreria con il caffè letterario, dove è la parte diciamo più tradizionale, più storica, dove il turista e anche il cervese può ritrovare la propria cultura e la propria identità.